Ragazzi, questa è la tristezza di una persona che vive da sola e torna a casa tardi dal lavoro. E domani c'ha l'aereo alle 10 del mattino per Roma. E c'è Bicio! Scar! Sei incazzolito? No, che non sei incazzolito. Sei brutto, sembri un coniglio. Comunque, farsi la doccia e addormentarsi con i capelli bagnati non è un'ottima idea. Sembra uno di quelli di Netlog. Ti ricordi su Netlog che stavano tutti quei capelli avanti così? Ciao, questa madoma mi voglio ammazzare. Non posso utilizzare io Tinder, Miki? Perché? Perché? E quindi? Che dita di merda. Ciao ragazzi, se volete partecipare come pubblico al programma Piccoli Giganti a Roma, inviate una mail a questa qua. Domenica 9 aprile vi aspetto qui. Ciao! Siamo bloccati a Roma 2. Scherzone epico finito male. Siamo di nuovo qui. Ecco ragazzi, c'è gente che porco Giuda non è proprio capace a fare gli appuntamenti. Ma che cazzo di discorsi fanno, raga? Le donne devono ride, dovete da ride tutti. Che copro il capezzolino, no, comunque è vero, dicevo che sto vedendo il programma qui su Real Time del primo appuntamento e a parte i miei brufoli volanti che coprirò con luce facendo così. Niente, non si coprono, ragazzo, pieno di brufoli, ma non si coprono. Dicevo, comunque c'è gente che veramente non sa proprio uscire con l'altra gente, cioè non sapete rapportarvi con le donne. Ma che domande fate? Parlate degli ex al primo appuntamento, ma cos'è? No, sto male, ragazzi. Sto male, povero Fede, ragazzi. Quanto cazzo lo capisco. Comunque a Roma non si capisce più niente. A parte il fiatone che sto facendo i chilometri. Allora, all'ombra fa freddo, al sole sudi come una gazzella imbizzarrita. Game over. Game over. Gira intorno. Uè, ti sei innamorato di me? Anche tu? Per il momento in cui non trovi nessuno.